Torno a parlare dei libri neri di Jung. Tra le figure del libro rosso e anche nei libri neri, l'anacoreta, saggio dispensatore di consigli. A lui non servono il pensiero, uomini ed eventi. La forza del solitario, che non tutti hanno, la dicono catena, mentre è affrancarsi. Focalizzare gli archetipi finché non ne rimane. C'è chi non nota mai lo strato solitario, nudo, della mente. Si dirà che questi vive meglio, ma inaridito. La vita è anche nel tormento o nel tumulto che il pavido respinge. Non si può avere la solitudine finché non si vedrà il sé desertico. L'intento invece ce ne distoglie. Ci lascia credere che la vita sia incompleta, a prescindere. Jung scrive: l'intento è il limite, l'esclusione della vita. Io commento: finché il progetto ci cattura, non viviamo. Nietzsche diceva che inseguire la grande opera, dedicarsi solo a essa, fa smarrire la vita di venire, nell'assurda pretesa di bloccarla. Jung scrive: gradualmente balenò in me che la verità suprema sia unica e lo stesso dell'assurdo. Mio commento: l'assurdo, il nonsense, c'è, a scapito dei nostri tentativi di accantonarlo. Jung dice che per lui fu una scoperta graduale. La sua mente non avrebbe sopportato il peso di ciò che nello Zen si chiama l'improvviso risveglio. Si parla ancora di verità, ma la si intinge nell'assurdo, il che la destituisce, perlomeno. Jung scrive: lo strano mondo in between. Mio commento: ecco finalmente la peculiarità dei libri neri, a tutta tinta. La dimensione della visione è un mondo intermedio, né reale né irreale, né esistente né inesistente, la sfera della via di mezzo. Chiedersi se la visione sia reale diviene ozioso o perfino semplicistico. Jung scrive: Buddha seduto appare in un cerchio di fuoco, ora è Kali, multibraccia, la dea sanguinaria, ora la stessa Salomè. Io commento: due piani, Yang e Yin. Il primo nel maschio perfetto, il Buddha in meditazione. Il secondo della femmina feroce, la dea indiana che però è anche Salomè. Sappiamo quanto Salomè significhi per Jung nel libro rosso. Salomè vuole il sangue del Battista, lo evira simbolicamente, pretendendone la testa. Ma lo ama anche. Quale donna, ancorché sciocca, non bramerebbe l'uomo dello spirito, che solo all'occasione è anche filosofo? Si sente inebriata dalla sua compagnia, lo desideri o meno, nel talamo.
Se però lo desidera, si mostra più completa e consapevole. Che Buddha sia un maschio come emblema non ne attenua i tratti femminili. Il Bodhisattva Canon è femmina nel buddismo sino-giapponese.